Una passeggiata e un monumento dedicati al ricordo della presenza sull'isola di Ponza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il più amato dagli italiani. Io ero bambino, lo vidi arrivare qui e mi fermai, molto emozionato naturalmente. 1973, Sandro Pertini era presidente della Camera, arrivò a Ponza, isola in cui era stato confinato dal regime fascista dal 34 al 39. Mi hanno mandato a Ponza. E nel 35 sì, era Ponza. Voleva incontrare il suo amico falegname Salvatore Pacifico, che però era morto da 2 anni. Prima di ripartire con l'elicottero, si intrattenne con De Luca Bambino. Allora lui venne verso di me, mi accarezzò, mi salutò e andò via. Noi lo accompagnammo con gli occhi fino all'elicottero. A Ponza, oggi, 50 anni dopo quella visita, quella strada si chiama Passeggiata Pertini e davanti a quella che era la sua casa un'immagine ricorda il partigiano presidente, come nel verso della famosa canzone di Toto Cutugno, evocata ieri sera durante la cerimonia. Nel nostro immaginario da ragazzi, è in realtà è l'unico presidente che ricordiamo. 5 anni lieti, così Pertini raccontò quel confino, circondato dalla solidarietà di molti abitanti dell'isola. Il legame fra l'isola di Ponza e gli antifascisti e il presidente Pertini, che diciamo cerchiamo di mantenere vivo nel corso degli anni. Lietezza negli occhi di chi ieri sera suonava e cantava Bella Ciao.